Nel Vangelo di oggi, secondo Matteo, al capitolo 23, versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente». Nel Vangelo di oggi Gesù condanna apertamente una mentalità portata avanti da alcuni scribi e farisei, condanna la loro incoerenza. Dicono, ma non fanno. Loro conoscevano bene le leggi, però non le praticavano, né usavano la loro conoscenza per alleggerire il carico sulle spalle della gente. Facevano tutto per essere visti ed elogiati. Si servivano di tuniche speciali per la preghiera, a loro piacevano i primi posti ed essere salutati sulla piazza pubblica, volevano essere chiamati maestri. Ora c'è una cosa che a Gesù non piace, è l'apparenza che inganna. Gli scribi e i farisei siamo noi, invitati a riconoscerci in loro. Il problema presentato da questo brano è sempre lo stesso: al centro di tutto poniamo Dio o il nostro io. E noi facciamo quello che diciamo? Siamo quei testimoni limpidi di valori che insegnano poi agli altri, penso ai genitori e ai loro figli, oppure un insegnante, un educatore o un politico vive realmente quelle dimensioni di virtù che proclama ogni giorno, le dice e le fa o le dice? Oggi proviamo a sentirci noi quei farisei ipocriti, faremo un bel bagno di umiltà. Dice un saggio proverbio: le parole suonano, gli esempi tuonano. Gesù ancora una volta smaschera l'ipocrisia e fa capire che nella comunità chi è chiamato a presiedere ai fratelli e sorelle, più che le parole, deve dare l'esempio. Sia il servo di tutti, si abbassi e si spogli di ogni potere e arroganza sull'esempio di Gesù. E così chi si abbassa sarà innalzato. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.